siamo riusciti a portare. Una scelta coerente con le nostre battaglie degli ultimi anni. Così il fondatore di Semper Fidelis Luci, Lorenzo Valorea, ha motivato stamani, in occasione della presentazione delle liste per le prossime comunali e provinciali di Pescara, l'abbraccio con il centrodestra di Mascia e Testa. Un indirizzo che era già maturo a dicembre per le regionali, racconta. Beh, era una scelta ormai che doveva avvenire, avevamo già detto alle regionali, voi ricorderete, abbiamo cercato di presentare una lista, è un matrimonio che noi cerchiamo da tanti anni e finalmente l'abbiamo coronato. L'amministrazione centrosinistra sia a livello provinciale che a livello comunale ha fallito e noi non vogliamo assolutamente ripetere quel tipo di esperienza. Abbiamo fatto 4 anni in opposizione all'amministrazione d'Alfonso. Ci siamo opposti anche all'amministrazione dei Dominicis, infatti voi ricorderete la mia candidatura a presidente. Oggi non possiamo permetterci il lusso di essere divisi, ragion per cui l'unica vittoria è possibile tutti insieme e siamo sicuri di centrare il traguardo. Le liste e i nostri candidati, ha aggiunto Valorea, non saranno un riempitivo all'interno della coalizione. Ci proponiamo per un ruolo ben preciso. Noi saremo l'anima di questa nuova amministrazione, poiché la sostanza la deve mettere il PDL, che è deputata a parlare con il Parlamento per far arrivare i contributi sia alla provincia che al comune, ma noi vigileremo sull'attuazione del programma, vigileremo affinché i cittadini siano rispettati, affinché le esigenze della gente siano rispettate. Le nostre liste non saranno liste né di disturbo né per portare semplicemente dei voti alla coalizione centrodestra. Il nostro obiettivo questa volta è quello di piazzare almeno un consigliere sia in consiglio provinciale che in consiglio comunale e, qualora questo accadesse, anche di partecipare all'attività amministrativa a livello della giunta.